Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Con un giro d'affari di oltre 2 bilioni a livello europeo, la bioeconomia può rappresentare un'occasione per il nostro paese di tornare a crescere. Se ne è parlato a Palazzo Lascaris nel seminario Quale bioeconomia per il Piemonte? Analisi e prospettive, con le testimonianze di storie aziendali di eccellenza. Domenico Rossi, Partito Democratico. Un settore sicuramente strategico e in crescita, strategico perché cerca di emancipare il nostro sistema produttivo dalla dipendenza dal petrolio ed è un sistema che riesce a creare posti di lavoro anche sfruttando ciò che oggi è un rifiuto nell'ottica dell'economia circolare. L'obiettivo è quello di interrogarci su quali sono le azioni da mettere in campo affinché il Piemonte possa diventare leader in Italia e in Europa in questo settore importantissimo. Giampaolo Andrissi, Movimento 5 Stelle. Quello che noi proponiamo è un miglioramento deciso partendo per esempio dalla raccolta differenziata, quindi l'attivazione in tutti i comuni della tariffazione puntuale. Un'altra cosa interessante sarebbe anche quello di andare a utilizzare le acque reflue dagli impianti di depurazione e fare delle fitodepurazioni con recupero di sostanza organica. È iniziato in Consiglio regionale l'esame del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 della Regione Piemonte. Il provvedimento è stato illustrato in commissione bilancio ed è passato al vaglio delle commissioni per il parere sulle singole materie. Un concerto all'Hiroshima Mon Amour di Torino il prossimo 2 marzo per sostenere il progetto in Libano dell'Operazione Colomba, grazie al quale alcuni giovani di Torino da anni portano il loro sostegno alle popolazioni colpite da guerre. L'iniziativa, sostenuta anche dal Comitato Diritti Umani, è stata presentata a Palazzo Lascaris. Mauro Laus, presidente del Consiglio regionale del Piemonte. Con questa Operazione Colomba si cerca di dare un sostegno in quei campi profughi dove lì effettivamente non c'è più vita. Anche questa iniziativa serve da un contributo ad accendere la luce su una popolazione che continua a soffrire. Ragazze e ragazzi tra i 16 e i 25 anni delle province di Torino, Cuneo e Alessandria hanno presentato esperienze e riflessioni sui percorsi di accoglienza in comunità, casa famiglia e affido a Palazzo Lascaris nel corso della prima conferenza regionale del Care Leavers Network del Piemonte. Rita Turino, garante dell'infanzia e adolescenza. Si tratta di dare voce a un'associazione di ragazzi che hanno vissuto fuori dalla famiglia e che alla fine del percorso hanno deciso di dedicarsi ai loro pari che ancora stanno vivendo questo tipo di esperienza per aiutarli ad andare verso l'autonomia. Per la manutenzione ordinaria delle 191 carceri italiane servirebbero ogni anno 50 milioni di euro, ma alle 13 strutture piemontesi arrivano circa 10.000 euro a istituto. Lo ha reso noto garante regionale dei detenuti nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Lascaris. Ed è tutto, a risentirci la prossima settimana. Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.